Io personalmente ho incontrato tante aziende, ma anche tanti privati, che vorrebbero avere il servizio di monitoraggio satellitare per la loro flotta di veicoli, ma l'unica cosa che li ferma è la bolletta a fine mese, che va ad aumentare i costi fissi, perché le è stato sempre proposto questo servizio con un abbonamento mensile o annuale. E quando vai a spiegarle che Starline offre questo servizio gratuitamente, tutti ti guardano così e ti chiedono: ma dov'è il trucco? Ma il bello è che il trucco non c'è. Starline offre il servizio di monitoraggio satellitare gratuito per tutti i suoi prodotti, quindi basta acquistare anche il più economico tracker GPS GLONASS, nel nostro caso M18 Pro, che attualmente ha il costo di 79 euro, inserire una SIM dati e procedere con la configurazione, ed è quello che faremo in questo video. E andiamo subito a vedere cosa c'è nella confezione. Abbiamo un portafusibile con un fusibile da 3A formato mini, biadesivo per fissaggio, scheda del proprietario contenente il codice dell'installatore e anche il codice segreto per il cambio di emergenza del numero del proprietario. Sempre sulla scheda del proprietario abbiamo il nome utente e la password per accedere direttamente al sito di monitoraggio satellitare. Io consiglio sempre di creare un account con una nostra mail e una nostra password, che sarà più facile da ricordare. Abbiamo un piccolo manuale con le istruzioni sul montaggio e soprattutto con i comandi SMS che possiamo inviare al tracker. E questo è il nostro tracker M18 Pro. Supporta alimentazione da 8 a 32 volt, quindi universale. Nero negativo, rosso positivo. Più facile di così? La prima cosa da fare è aprire il tracker per inserire la SIM, dopodiché possiamo alimentarlo e procedere con la programmazione. Il tracker ha un consumo dati di circa 100 MB al mese, quindi io consiglio le schede SIM, quelle dedicate ai antifurti, perché costano poco e soprattutto non avete un abbonamento mensile. Adesso possiamo collegare il cavo micro USB e procedere con la programmazione tramite il programma Starline Master. Il programma Starline Master è disponibile anche per Android, quindi in realtà potremo fare tutto tramite il telefonino. Io la faccio tramite PC perché attualmente mi viene più comodo registrare lo schermo per farlo vedere a voi. Il programma Starline Master è un programma gratuito e possiamo scaricarlo direttamente dal sito del produttore starlinealarm.it nella sezione scarica manuale. Io naturalmente l'ho già scaricato e installato, ma non penso che nel 2020 devo spiegare a qualcuno come installare un programma sul PC, quindi andiamo avanti. Se il programma Starline Master viene installato in una lingua diversa da quella italiana, basta andare nelle impostazioni, selezionare la lingua italiana e sempre qui dobbiamo selezionare nascondere le impostazioni non disponibili, chiudere e riavviare Starline Master. Una volta collegato al PC, il dispositivo viene riconosciuto automaticamente dal programma Starline Master. Qui possiamo aggiornare il dispositivo, nel nostro caso è già aggiornato all'ultima versione, quindi clicchiamo impostare e ci viene richiesto il codice di servizio. Il codice di servizio è indicato sulla scheda del proprietario ed è il codice visibile. Nel mio caso è 7244, ma ogni dispositivo ha il suo codice proprietario. Confermo e si apre subito la pagina telematica dove andremo a fare tutte le nostre impostazioni. La programmazione di questo dispositivo è molto facile e i parametri da programmare sono veramente pochi, ma andremo a vederli uno per uno. Periodo di richiesta credito residuo della scheda SIM attiva. Qui possiamo impostare da 1 a 720 ore. Se invece impostiamo 0 non farà alcuna richiesta automatica, saremo noi ogni volta a richiedere il credito residuo. Fuso orario penso che sia chiaro per tutti, andiamo a impostare il nostro che è più 1. Tempo di vita dei comandi SMS. Di solito io l'ho imposto a 2 ore. Abilita GPRS in roaming. Io consiglio sempre di attivare questo parametro nel modo che se la vostra macchina va da qualche parte all'estero possa registrare comunque i percorsi. La condizione per l'attivazione del monitoraggio satellitare. Qui possiamo impostarlo sempre attivo, attivo ogni mezz'ora fino al rilevamento dei satelliti o tramite il sensore di movimento. Io consiglio di impostarlo sempre attivo per non perdere tempo ogni volta nella ricerca dei satelliti. Formato SMS con le coordinate. Qui di solito lasciamo soltanto il link alla mappa perché il testo non ci interessa. Numero centro SMS. Questo è il numero centro SMS dell'operatore della scheda SIM che avete messo all'interno del tracker. Se non conoscete questo numero basta andare su internet, scrivere numero centro SMS e il nome del vostro operatore. Numero per verifica credito. Qui si intende il comando per la richiesta
del credito, che è sempre in base all'operatore. Saldo minimo sulla scheda SIM. Qui possiamo impostare per esempio una soglia di 3 euro, nel modo che quando il nostro credito residuo sulla scheda SIM presente nel tracker sarà inferiore ai 3 euro ci arriva una notifica automatica. Nome server APN. Questa impostazione è fondamentale, altrimenti il tracker non avrà accesso a internet. Qui stesso procedimento di prima, se non conosciamo il nome APN del nostro operatore telefonico, basta andare su internet, scrivere APN e il nome dell'operatore. Nel mio caso è una scheda Wind, quindi l'APN di Wind è internet.wind. Login e password di solito sono vuoti, quindi non dobbiamo scrivere nulla. M1, questo è il numero del proprietario. Il numero del proprietario deve essere sempre indicato nel formato internazionale, quindi più 39 davanti. Password ospite GSM predefinita è 1234. Il tracker accetta comandi SMS soltanto dal numero del proprietario e rifiuta ogni comando da qualsiasi altro numero. La password serve nel caso quando non siete in grado di mandare il comando SMS dal numero del proprietario, quindi potete mandare questo comando da qualsiasi altro numero, però indicando la password ospite GSM. Gestione da telefoni ospiti. Se l'impostazione è abilitata, il sistema può eseguire il controllo da telefoni non registrati utilizzando la password ospite GSM. Richiede la password del proprietario. Se andiamo ad abilitare questa funzione, la password ospite GSM verrà richiesta anche quando arrivano i comandi dal numero del proprietario. Qui andiamo a impostare le notifiche SMS. SMS da un numero non autorizzato e l'inserimento della password errata per 3 volte. Quindi in questo caso il proprietario riceverà un SMS di notifica se qualcuno tenta di inviare comandi al nostro tracker. Aggiornamento firmware. Qui possiamo avere una notifica sull'aggiornamento dei firmware. Notifica per l'accensione. Se andiamo ad attivare questa notifica e il nostro tracker andiamo ad alimentarlo non a 12 volt fissi per esempio, ma a un fusibile sotto chiave, quindi possiamo avere una notifica SMS ogni volta che si accende la macchina. Di seguito sono le impostazioni del server, dove noi non dobbiamo impostare assolutamente nulla. A questo punto dobbiamo soltanto salvare le impostazioni sul nostro dispositivo, cliccando salva sul dispositivo. Una volta riavviato il tracker possiamo andare di nuovo nelle impostazioni, andiamo alla seconda pagina, l'impostazione della sensibilità dei sensori di movimento. La sensibilità dei sensori possiamo impostarla anche dopo da remoto tramite l'applicazione e consiglio di impostarla soltanto dopo che abbiamo fissato il tracker nel veicolo. La terza finestra è dedicata alla promemoria per installatori. Qui possiamo indicare data di installazione, numero dell'ordine, nome installatore, nome cliente, veicolo, targa veicolo. Naturalmente possiamo scrivere qualsiasi altro commento, per esempio la posizione di dove è stato installato il tracker, nel modo che se fra qualche anno dovete disinstallarlo non dovete sfasciare tutta la macchina perché non vi ricordate più dove l'avete installato. Con questo abbiamo finito tutta la programmazione, quindi possiamo chiudere Starline Master e scollegare il tracker dal PC. Adesso non ci rimane niente altro che andare sul sito starline.online per registrare il nostro tracker. Una volta arrivati qui dobbiamo accedere se abbiamo già un account o registrare un nuovo account. In realtà sulla scheda del proprietario abbiamo già il nome utente e password per accedere a questo sito. Io consiglio sempre di creare un nuovo account dove possiamo indicare la nostra mail e la nostra password. Arrivati nel nostro account dobbiamo cliccare aggiungi dispositivo, iniziare la connessione, andiamo a selezionare Smart Tracker Starline e clicchiamo continua. Qui dobbiamo dare un nome al nostro dispositivo, nel nostro caso M18 Pro, o potete chiamarlo in base al veicolo dove l'avete montato. Numero della scheda SIM si intende il numero di telefono che abbiamo inserito all'interno del tracker. Mi raccomando sempre nel formato internazionale, quindi più 39. Adesso dal numero del proprietario dobbiamo inviare un SMS al tracker con il testo 00581 o in alternativa possiamo soltanto scrivere PIN code. Il tracker ci risponde con un SMS indicando il codice di registrazione al servizio Starline Online. Quel codice di registrazione dobbiamo indicarlo sul sito. Nel riquadro codice PIN dall'SMS di risposta. Voi naturalmente non dovete indicare il codice che sto scrivendo io, ma il codice che avete ricevuto voi. Connessione completata. Questo vuol dire che nella lista dei dispositivi noi andremo a trovare il nostro M18 Pro. Esistono tre motivi per quali il codice di risposta potrebbe non arrivare. Il primo è che il tracker non sia alimentato. Il secondo, non avete indicato correttamente il numero del proprietario, quindi il tracker non riceve l'SMS. E il terzo, non avete indicato correttamente il nome APN, quindi il tracker non è visto dal server. Nel primo riquadro viene visualizzato il credito della SIM all'interno del tracker e la tensione della batteria del nostro veicolo. Nel secondo riquadro visualizza tutti i nostri percorsi, naturalmente essendo il tracker appena registrato non abbiamo alcun percorso, come anche nel riquadro eventi non è presente alcun evento. E qui possiamo passare all'impostazione del tracker. Possiamo visualizzare l'informazione generale, trasferire il dispositivo su un altro account o rimuovere il dispositivo dal nostro account. Nella schermata telematica possiamo andare a modificare da remoto tutte le impostazioni che abbiamo
abbiamo fatto prima tramite il programma Starline Master. Impostazione della sensibilità dei sensori, quindi possiamo farla da remoto senza dover andare ad agire sul tracker. Nella visualizzazione dei percorsi possiamo impostare il tempo per la sosta breve e il tempo per il parcheggio prolungato. Quindi se il veicolo si ferma per 3 minuti, sul percorso verrà indicata la sosta breve, mentre se il veicolo rimane parcheggiato per più di 30 minuti, il sistema inizia un nuovo percorso. Qui possiamo impostare i limiti di velocità nel modo che nella visualizzazione dei percorsi possiamo capire al colpo d'occhio in quale tratto di strada e con quale velocità si andava. Gestione accessi. Qui possiamo dare accesso per un periodo di tempo, per esempio a un installatore per fare qualche modifica o condividere i nostri percorsi con un altro account Starline Online. Io andrò a utilizzare il tracker per qualche giorno per mostrarvi come vengono visualizzati i percorsi e eventi. In questa maniera vengono visualizzati i percorsi con tutti i dettagli e gli eventi che sono successi. Per qualsiasi percorso possiamo creare un rapporto in PDF molto dettagliato dove vengono visualizzate il periodo, la durata, chilometraggio totale, durata del percorso, il tempo delle soste breve, velocità media, indirizzo di parcheggio, indirizzo di arrivo e tutti gli eventi avvenuti durante questo percorso per poterlo stampare e presentare come prova. Ma adesso andiamo a vedere come poter avere delle notifiche in tempo reale in base allo spostamento del nostro tracker. Andiamo nel menu, selezioniamo geozone e punti, nuovo geopoint, qui andiamo a dargli un nome, per esempio casa, selezioniamo un range in metri, per esempio io l'ho imposto a 200 metri, questo è il nostro indirizzo automatico, naturalmente se vogliamo possiamo andare a modificarlo, e qui possiamo dargli una descrizione, per esempio parcheggio notturno, andiamo a selezionare un colore e salviamo. Dopodiché in questo menu ci compare la voce aggiunge notifica, clicchiamoci sopra, andiamo a selezionare per quale dispositivo vogliamo creare la notifica, nel nostro caso M18 Pro, andiamo a selezionare il tipo di avviso, per esempio uscita dalla zona o entrata nella zona, selezioniamo l'area geografica che abbiamo creato prima, quindi casa, selezioniamo il canale per le notifiche, quindi in questo caso posso selezionare le mie due email registrate, e questo è il mio telefono dove ho installato l'applicazione Starline 2, quindi in caso di avviso avrò una notifica sul telefonino. Andiamo a selezionare per quali giorni della settimana vogliamo avere la notifica e l'orario di inizio e fine notifica. Quindi per esempio se io so che arrivo a casa ogni giorno alle 9 di sera e non esco più con la macchina fino alle 8 del mattino, imposto la notifica per questo orario. Adesso basta salvare e così abbiamo creato la nostra notifica. Ma possiamo anche creare una geozona dove possiamo accuratamente selezionare proprio il nostro percorso da seguire. Per questo torniamo al nostro menu, geozone e punti, clicchiamo nuova geozona, dobbiamo dare un nome alla nostra geozona, per esempio consegna, possiamo dare una descrizione, per esempio consegna pizza, perché pizza? Pizza perché ho fame, non avessi fame avrei scritto qualcos'altro. Selezioniamo un colore e andiamo a tracciare la nostra zona. E dopo aver tracciato tutti i punti sulla mappa in base alle nostre esigenze dobbiamo salvare la geozona. Dopodiché clicchiamo aggiungi notifica, selezioniamo di nuovo il nostro modello M18 Pro, in questo caso il tipo di avviso possiamo lasciarlo soltanto per l'uscita dalla zona, come area geografica selezioniamo consegna, selezioniamo su quali dispositivi dobbiamo avere la notifica, dopodiché andremo a selezionare i giorni settimanali, l'orario per questa notifica e una volta selezionato tutto dobbiamo salvare. In questo modo se il veicolo è deviato dal percorso prestabilito prima avremo una notifica in tempo reale. La gestione completa di tutti i nostri sistemi Starline possiamo averla comodamente anche tramite telefonino scaricando l'applicazione Starline. Il modello M18 è disponibile in due versioni, ma la differenza tra i due modelli sta soltanto nella modalità di alimentazione. Il modello Pro è più adatto per un'installazione fissa, mentre il modello classico si alimenta direttamente dalla presa accendisigari che ci permette un rapido spostamento tra i vari veicoli. Nella descrizione del video vi lascio il link a questo prodotto e il codice sconto che vi permette di avere la spedizione gratuita in caso di acquisto. Spero di aver chiarito le vostre idee sul modello M18, noi ci vediamo nel prossimo video dove andremo a parlare del fratello più grande che è l'M66 dotato di tag, logica flessibile e blocco motore. Ciao!